partenza in treno per San Pietroburgo. Lungo il tragitto non vediamo altro che campagne e foreste. Pochissimi i centri abitati come questi che osserviamo, costituiti peraltro da modeste case per lo più coloniche. Durante il percorso verso l'albergo, compiamo un giro panoramico per prendere conoscenza della città. Pare subito evidente che le sue case e i palazzi sono molto diversi da quelli osservati a Mosca. La città, situata sul Mar Baltico, alla foce del fiume Neva, ci appare molto simile a quelle occidentali. D'altra parte, proprio questo era stato l'obiettivo di Pietro il Grande quando aveva deciso di occidentalizzare la Russia e trasferirne qui la capitale. Prospettiva Nevskij, la strada principale di San Pietroburgo. In questo palazzo fu ucciso il mistico, controverso e sotto certi aspetti misterioso monaco Rasputin. In mattinata proseguiamo il giro panoramico partendo dai giardini d'estate. Il fiume e le diverse isole che formano la città comportano la presenza di numerosi ponti. Grazie.
Lungo la Neva, i giardini d'estate sono delimitati da un'inferriata. Piazza del Palazzo, dominata dal Palazzo d'Inverno. Lo stesso palazzo e quelli limitrofi costituiscono oggi il Museo Hermitage.